Un vestito è per sempre, dal MoMA di New York a L. Victoria e Albert di Londra, Dior, Ferré, Saint Laurent, Balenciaga, i più grandi stilisti celebrati nei musei di tutto il mondo, in mostra abiti, scarpe e creazioni che hanno segnato un'epoca, foto e video. Ma la moda non era effimera? Simbolo di un gusto che dura una stagione, massimo due, primavera estate barra autunno inverno e poi via, si riparte da zero, nuovi tagli, nuovi colori, nuovi accessori secondo l'estro particolare del momento? Non sembrerebbe, a guardare le esposizioni dei più blasonati musei di Occidente, dove le creazioni degli stilisti sono sbarcate in forze. Sono state promosse allo status di icone dello spirito del tempo, cacciando opere di arte con ben più elevate aspettative di eternità. Così al MoMA di New York con i Thames, Is Fashion Modern? Ci si interroga su quanto un capo, dalla t-shirt alla cravatta, sia in grado di plasmare un'epoca. La moda è moderna? È la domanda chiave. Beh, se non lo è lei. Poco lontano, al Metropolitan Museum of Art, svettano le creazioni della stilista giapponese Rei Kawakubo di Comme des Garons, Art of the In-Between, L'Art dell'Intermedio, quella scivolosa terra di mezzo, essa intuisce, tra creatività e commercio. Balenciaga, per gli 80 anni della Maison, esagera e raddoppia, al Victoria and Albert Museum di Londra con Balenciaga, Shopping Fashion e al Musée Bourdelle di Parigi Balenciaga, L. Ouvre au Noir, L. Opera al Nero, con buona pace della Yourcenar. Raddoppia anche Yves Saint Laurent con due musei nei luoghi del cuore dello stilista scomparso, uno a Parigi e l'altro a Marrakech. Sempre a Parigi, al Musée des Arts Décoratifs, ci è Christian Dior, couturier d'R con accento circonflesso Vet, lo stilista del sogno. Non solo abiti, ma gioielli, scarpe, accessori, a Torino Palazzo Madama dedica a Gianfranco Ferré un'antologica a 10 anni dalla scomparsa sotto un'altra luce, gioielli e ornamenti. E il Vate del Tacco 12 Manolo Blahnik è itinerante, The Art of Shoes, passata da Palazzo Morando a Milano, adesso è a Praga al Museum Campa. Intendiamoci, stiamo parlando di mostri sacri, artisti geniali nel loro campo, e tutte queste esposizioni stanno facendo il pienone. Quindi sono sicuramente un'ottima idea, soprattutto di marketing. D'altronde Judith Clark, curatrice di The Vulgar, Fashion Redefined una mostra sul volgare, geniale, non si buttano via neanche gli abiti venuti male, il trucco è contestualizzare, al Barbican di Londra lo ammette candidamente, le mostre si fanno per guadagnare soldi. In fondo è l'uovo di Colombo, non tutti possono permettersi un abito Christian Dior. Ma staccare il biglietto per sognare con le sue creazioni, quello sì. La verità è che noi italiani, oltre alla moda, abbiamo saputo esportare la nostra vanità. Non sappiamo chi siamo e dove andiamo, ma sappiamo come ci vestiamo. Un vestito è più facile da capire di una sinfonia, e in tempi incerti come questi le gerarchie di valori traballano. Nulla è stabile, fuorché il provvisorio, direbbe Prezzolini. Era ora di metterlo al museo.